Ecco. Dico, buongiorno, oggi facciamo un minestrone di verdura. Procedimento, non so se cosa so. Mettere la cipolla e farla andare col sedano, poi mettere prezzemolo, aglio e basilico, lasciare andare appena. Ci vuole un mestolo per girare. Un piatto per appoggiare il mestolo. Se pigliate? Sì, 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 o no? Vai tranquilla. E la voce sta uscendo? Sì, sì, sì. Ecco. Fa andare appena appena e avere tutte le verdure pronte. Cosa molto importante, non fare attaccare il cibo alla pentola, controllare. Perciò avere tutte le verdure pronte. Ecco, adesso mettiamo zucchine e sedano e patate. No, zucchine, scusate. Patate e carota. Ok. Facciamo andare appena, cosa abbiamo? Storchiamo un po'. Poi come vuoi, no? Per non uscire troppo lungo. Ah, sì, sì, giusto. Di andare coperti per 5 minuti. Ora mettiamo dei pomodori macinati e alcuni piccolini che non sono macinati, comunque non vengono. Sì, tutti frullati li hai con roll-on. Facciamo andare ancora 5 minuti coperto nella pentola a pressione, 5 minuti, stoppa dentro tutti, da che ho aggiunto il pomodoro, 5 minuti, ora metto i fagioli bollotti e li faccio andare un pochettino. Quattro o cinque minuti lo stesso. Della Valle degli Orti. Sono surgelati naturalmente. Sì, sì, infatti. Eccoli qua, sarebbero questi, ragazzi, sì. Mie. Frosta, questo è. Della marca Frosta, anche. Quelli Valle che... degli Orti. Valle degli Orti, sì. Esatto, vedete? Si vede, sì, ok. Ora li faccio andare, falle la foto dentro. Aspetta io. Da su. Li faccio andare perché così si scongelano un po', poi aggiungo l'acqua. Poi faccio andare 5 minuti direttamente. Stoppa un attimo, dopo 5 minuti che è andato il pomodoro con tutti gli ingredienti, una mescolata e si aggiunge l'acqua. Il sale, non molto sale, così, perché intanto si può sempre aggiungere. Adesso si tappa la pentola a pressione. Quando va in pressione si fa stare un 30 o 40 minuti, dipende la potenza della vostra pentola. Ci vediamo dopo. Ecco qua.
Dopo 45 minuti il minestrone è pronto. Ecco qua, potete farlo così un po' denso oppure potete mettere più brodo, come preferite. Questo è il minestrone della salute. Se avete bambini da 8 mesi in su, potete frullarlo e darglielo come pappa, è buonissimo. Eh sì, molto buono. Chi vuole può aggiungere un filo d'olio, ma c'era già l'olio nella preparazione del soffritto. Il soffritto non si deve mai bruciare niente, perché se no non va bene, fa male. Quindi questa è una porzione per 4 o 5 persone. Hai fatto idea? Sì, sì, a posto. A posto. Saluto. Buon appetito. Ciao ragazze, a presto, un bacio. Ciao, buon appetito a tutte. Ciao ciao.